Buon day, io sono barbuto, ma non ho la barba. Oggi è il grande giorno. Tutti lo stavamo aspettando, tutti lo stavate aspettando. Questo giorno è da segnare sul calendario. Questo giorno è più importante di Natale, della vigilia, del mio compleanno, del vostro compleanno soprattutto. È più importante di qualsiasi giorno. È tornato qui con noi, pronto a colpire. Hashtag il gran conquistatore. Sono un gran conquistatore. È proprio lui, Francesco El Niño! Proprio lui! Incredibile! È tornato a conquistare il cuore di chi? Oggi, ragazzi, mi fingerò un modello e non qualsiasi modello, ma Francesco El Niño, il modello, e proverò a conquistare Bea, la mia ragazza. Cascherà nel tranello, cascherà nella tartaruga di Francesco El Niño, dell'imbianchino, del muratore con la pesca di fuori. Francesco, il modello di Santo Savera. Il Niño, proprio lui. Madonna. Ragazzi, ho sudato tantissimo per fare questa intro, ma sono emozionato. Sono emozionato. Sono emozionato. Francesco Niño è tornato, lo stavamo aspettando tutti. E quindi, prima che questi video giornalieri finiscano, ho deciso di farlo tornare qui con noi. Ok. Per non partire sprovveduti, questa volta ho deciso di riprendere sempre il profilo di Francesco El Niño, quello original, e taggarmi da solo nelle foto. Cioè, con Francesco El Niño taggo Francesco El Niño nelle foto. Perché? Così, se lei andrà a vedere nelle foto taggate, ci sarà sempre Francesco El Niño e non sempre un profilo fake. Ovviamente, il profilo a fine video verrà cancellato. Perché l'ultima volta si è verificata questa cosa, che io ho creato il profilo di Francesco El Niño, l'ho cancellato. E poi cosa è successo? Tante persone hanno creato profili di Francesco El Niño, non veri perché quello vero ce l'ho solo io, e hanno scritto a ragazze, a miei fan, dicendo: sono Francesco El Niño. Loro sapevano che Francesco El Niño non esiste, però pensavano: è Giuseppe Barbuto che mi ha scritto con un profilo di Francesco El Niño? No, Francesco El Niño è unico, inimitabile, e sono io che non ho la barba. E siamo pronti ad architettare questa missione. Ci siamo, quindi scriviamo. Dov'è il telefono? Ce l'ho qui. Come primo messaggio, ovviamente, tipico di Francesco, scriviamo: "Hey baby", con una frase pervertita. E aspettiamo la risposta. Quanto passerà? Un minuto? 2 minuti? 10 minuti? Un'ora? Un giorno? Non lo so. Proviamo. Sua madre non prende, strano. Magari semplicemente non ha visto il messaggio, semplicemente ci ha scoperto. Allora, vi lascio qui lo screen del profilo aggiornato di Francesco El Niño con le nuove foto. Abbiamo scelto foto, ovviamente, sempre con la pesca di fuori. Abbiamo scritto a Bea, aspettiamo, aspettiamo che risponda. Per chi non avesse visto il video dove cercavo di rimorchiare mia sorella, dove c'era Francesco il Niño che imbiancava con la pesca dei fuori, vi rifaccio vedere tutte le foto. Adesso vi scorreranno qui. Ne abbiamo una sulla neve a petto nudo. Ne abbiamo una dove è nel letto col culo di fuori, perché a lui piace mostrare la sua pesca. Ne abbiamo un'altra sempre in un bel, diciamo, posto con la pesca di fuori, e ne abbiamo un'altra che abbiamo messo anche come immagine profilo nuova aggiornata con lui nudo, ma che si copre con la tenda, copre l'iguana. Ragazzi, qua ci vuole una svolta. Ho appena controllato la chat e Beatrice, vi faccio lo screen così rimanete aggiornati su tutto. Beatrice ha visualizzato e non ha risposto. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. La mia domanda è: come si fa a visualizzare e non rispondere a Francesco El Niño? Cioè, stiamo parlando di Francesco El Niño. Brava, comunque sono contento. Brava, brava Bea. Brava, brava. Quando guarderai questo video, brava. Hashtag brava Bea. Attenzione! 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 Ha risposto! Ha risposto, raga! Ha risposto! Sono un gran conquistatore. Sapete cosa ha risposto? Ciao! Con un punto. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. Ragazzi, qua bisogna tirare fuori è Francesco El Niño che vive dentro ognuno di voi, dentro ognuno di noi, soprattutto dentro di me, che sono il creatore di questo Francesco. Io ora direi di scriverle. Come stai? Hai bisogno di mettere a posto qualche porta? Ok, con la risata finale. Ha già visualizzato! Incredibile! Ha già visualizzato! Incredibile! Francesco El Niño. Proprio lui. Però se va sul mio profilo vedrà che comunque nel modo in cui sistema le porte Francesco non le sistema nessuno. No, grazie. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. La indirizziamo noi? Magari non ha visto il profilo? La indirizziamo noi? Guarda le mie foto, ne ho già sistemate alcune. Ha visualizzato di nuovo subito. Può essere un buon segno, può essere un cattivo segno, non lo so. Sta già scrivendo. Sta già scrivendo. Incredibile. È incredibile, eh? Ho già qualcuno che sistemi le mie porte. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore.
Se c'è una cosa che Francesco il Nino non fa è abbattersi. La situazione sta diventando tragica. Non dà nessun segno di cedimento. Brava Bea. Ma non dà nessun segno di cedimento. Cosa possiamo far scrivere a Francesco? Ovviamente io direi, ma io sono Francesco il Nino. Ragazzi, non visualizza più subito. Non visualizza più subito. Mi sa che mi sono allargato un po' troppo. Subito stavolta, ho sbagliato qualcosa. Aspettiamo, risponderà. Ha visualizzato! Raga, non ci credo. Bisogna mettersi in pista. Ma ha scritto. E quindi ha. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. Sto sbagliando qualcosa? Non conosce Francesco il Nino comunque. Rendiamoci conto che Bea non conosce Francesco il Nino. Allora, fa e quindi ha. Cosa può rispondere un gran conquistatore come me? Vediamo un po'. Allora, Francesca Nino risponderebbe: di dove sei? Cambiamo discorso. Io so già che è di Milano, però lei non sa che io sono di Barcellona. Ma che faccio gite scolastiche a Milano, se ce n'è bisogno. Sta scrivendo. Non ti interessa. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. Mi sta mettendo in seria difficoltà. Cioè, io va bene, sono contento che la mia ragazza sia fedele, però... Cavolo, Francesca il Nino, un minimo di cedimento? No, eh? No. Brava ragazza, Bea. Brava ragazza, però noi qua la vogliamo conquistare. Ora le dirò. Io e Bea la prima volta che siamo usciti sui Navigli. Quindi ora le scrivo. Ti andrebbe di andare a fare un giro sui Navigli? Perché sui Navigli, punto di domanda, c'è interesse. Ragazzi, qua c'è interesse. C'è un segno di cedimento. E ora le diciamo. Perché i Navigli sono un posto importante. Eccolo Francesco il Nino che attacca così, diretto. Attendiamo. Sta scrivendo. Mettiamo giù gli occhiali che mi sa che portano sfiga qua. Oh, perché ci sono tante porte e le vuoi sistemare? Faccina che ride. Allora, le cose qua sono due. Attenzione, aprite bene le orecchie perché qua le cose secondo me sono due. Oh, sta cercando di prendere confidenza piano piano. Perché ride, sono riuscito a farla ridere. Oppure mi sta semplicemente prendendo per il culo. Mi ha scritto tipo questa, punto di domanda. E mi ha mandato la foto di Francesco che aggiusta la porta con la pesca di fuori. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. E allora la domanda è, mi sta perculando o no? Scopriamolo. Adesso diciamo, ah, sei simpatica. Mi piaci. Oddio. Avete sentito? Qua è esploso qualcosa. È Bea, da casa sua che manda messaggi. Ha visualizzato. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. E allora adesso aspettiamo. Secondo me Francesco ha fatto colpo, con questa esclamazione. È online e non risponde. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. Attendiamo. Sta scrivendo. Lo so. Ragazzi, è difficile qua la situazione. Molto chiusa, non capisco. Sono contento, però non capisco. Io sono un gran conquistatore. Francesca il Nino. Proviamo a rimarcare. Adesso le scrivo, quindi andiamo sui Navigli o no? È il momento della verità. Un attimo di silenzio, è il momento della verità. Ha risposto. Vi lascio un po' di suspense perché la risposta non ve la aspetterete mai. Ve lo dico, mi ha risposto no, virgola, sono felicemente fidanzata. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. My girl, my boy, oh my girl, oh my boy, grande Bea, però che palle. Ok, allora è arrivato il momento di svelarci, adesso le mandiamo una mia foto. My girl, se abbiamo una foto, my girl. Col cane? Su questo profilo non ho i filtri. Ok, le ho inviato la foto, adesso chissà cosa risponderà. È arrivato il momento di uscire allo scoperto, ormai mi ha balzato, palesemente mi ha balzato. Francesco il Nino ha fallito anche questa volta, incredibile. Ma quanto sei stupido, mi ha risposto.
Non hai proprio nulla da fare te. Io sto registrando un video per voi. Francesca e Nino lo aspettavano tutti. Lei forse questa cosa non lo sa, ma Francesca e Nino lo aspettavano tutti. Sta scrivendo ancora, sta scrivendo ancora. Ma chi è sto Francisco? Ma come chi è sto Francisco? Francisco e Nino, si capiva che era fake. Mai dire questa cosa. Comunque si sa che io sono un gran conquistatore. Questa è la storia triste di un Francesco il Nino balzato. Fatemi sapere se siete felici, se vi siete divertiti, io tantissimo. Sono proprio contento che Francesco il Nino sia tornato. Quindi commentate con hashtag Francesco il Nino, ditemi da quanto lo aspettavate, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, hashtag nuovo iscritto. Oggi siamo stati bellamente balzati, ma la prossima volta non accadrà. Chi sarà la vittima della prossima volta lo deciderete voi, commentate con la prossima vittima con cui potrei provarci. Potrebbe essere anche un maschio, potrei fingermi una modella anziché un modello e provarci. Comunque, noi ci vediamo con un prossimo video. Sono felicissimo che vi ho accompagnato tutto il mese, ogni giorno con un nuovo video. Vi ho lasciato per ultimo questo qua perché era il più importante, il più atteso. Quindi condividetelo tutti e fate a sapere a tutti che Francesco Nino è tornato. Io sono uno barbuto, ma non ho la barba. Ciao!